Sulla scia della moda zombie survival tanto in voga negli ambienti indie, una produzione indipendente in early access su Steam è riuscita a farsi un nome e a diventare in queste ultime settimane un piccolo oggetto di culto. Si chiama Rust ed è sviluppato dai ragazzi inglesi di Facepunch Studios. Dichiaratamente ispirato da DayZ, il team ha deciso di proporre quella che non ha paura di definirsi imitazione, seppure con una sostanziale differenza. Nell'alternativa alla loro proposta, l'importanza degli zombie è stata infatti nettamente diminuita, in favore di un'esperienza di crafting molto più approfondita. All'accesso nel mondo di gioco condiviso con altri utenti online, nell'inventario troveremo semplicemente un sasso di grosse dimensioni, utile come strumento di raccolta e arma rudimentale, una torcia e due bende curative. La raccolta di risorse è alla base di ogni progresso in Rust e avviene in maniera piuttosto semplice. Il menu dedicato al crafting permetterà di vedere una lista provvisoria di utensili e materie raffinate che sarà possibile creare, abbinate al loro costo in risorse. Una rapida progressione porterà ben presto alla realizzazione delle prime soluzioni abitative, assolutamente necessarie per difendersi dalle molte minacce esterne. Queste ultime possono manifestarsi sia sotto forma di animali feroci, sia nei panni di altri giocatori, i quali potrebbero rivelarsi molto pericolosi. In Rust è infatti possibile attaccare a piacimento qualunque altro giocatore, senza limiti che non siano rappresentati dalle abitazioni di proprietà. In tutto questo è tuttavia necessario ricordarsi anche di mangiare, come esplicitato dall'apposito indicatore dedicato alla fame. La mappa di gioco ospita diverse specie animali da cacciare, divise tra aggressive e non. Un'altra grossa minaccia presente in Rust sono i contaminati, esseri umani avvelenati da radiazioni e molto aggressivi. Fortunatamente si trova in aree piuttosto circoscritte, solitamente occupate da resti di edifici civili completamente irradiati. Aggirarsi furtivamente in queste pericolose aree infestate potrà in ogni caso rivelarsi un'attività molto proficua, in quanto spesso ricche di armi avanzate, munizioni e vestiti protettivi abbandonati. L'ultima caratteristica fondante del gameplay di Rust sono gli airdrop, ossia il passaggio a volo radente di velivoli che paracadutano in punti casuali della mappa delle casse piene di risorse. Naturalmente, questi eventi randomici attirano un gran numero di giocatori nel punto di caduta e scatenano piccole guerre per il possesso. Allo stadio attuale di lavorazione del gioco, progredire molto in Rust è difficile per diversi motivi. Il primo, del tutto accettabile, fa parte dell'anima del gioco, che prevede una totale perdita dei contenuti dell'inventario in caso di morte. La seconda ragione è invece legata alla totale instabilità dei server. Finché ci si disconnette e riconnette nell'arco di pochi minuti, c'è la relativa certezza di trovare tutto come lo si è lasciato, ma già far trascorrere una notte può significare rientrare sul server d'elezione e scoprire con amarezza che tutti i progressi faticosamente raggiunti sono svaniti nel nulla. Proprio per questo, al momento è difficile intuire quanto effettivamente il crafting di Rust sia approfondito. L'idea della fondazione di piccole società all'interno del gioco è estremamente affascinante, ma per il momento tutto quello che abbiamo potuto scalfire rappresenta la proverbiale punta dell'iceberg. Un altro problema al momento evidente è la difficoltà nel giocare insieme ad eventuali amici. Ancora non è chiaro se questa caratteristica dipenda dal preciso volere degli sviluppatori, o se future versioni del client comprenderanno aiuti in questo senso, che potrebbero effettivamente giovare alla cooperazione. Considerato anche il motore grafico scarsamente ottimizzato, al momento Rust è un acquisto rischioso. Possiede un grandissimo fascino, ma l'instabilità dei server rende davvero inutile accumulare ore di gioco e risorse per poi trovarsi con un niente di fatto. A parte questo limite, l'esperienza proposta da Facepunch è interessante, capace di aggirare gli inevitabili déjà vu da DayZ e proporre una sua visione della filosofia survival.